Ciao a tutti da Bonsai Italia, bentrovati. Andiamo avanti con i nostri video. Oggi voglio presentarvi, farvi vedere una pianta che avrei voluto farvi vedere quest'inverno, però ho preferito aspettare e presentarvela adesso perché voglio farvi vedere una particolarità che ha questa pianta. Siccome adesso ha le foglie e prima in inverno non ce le aveva, voglio farvela vedere. Anche perché è una pianta che consiglio a molti di voi. Andiamo per gradi. La pianta che vedete di fronte a voi è un acero, appartiene alle famiglie delle Aceraceae, e è un acero che proviene dalla Cina, è l'acero rosso cinese. Diciamo che per quanto riguarda tutta la famiglia degli aceri, vi ricordo che prediligono posizioni soleggiate, quindi deve stare assolutamente sotto il sole almeno fino al mese di giugno, primi di luglio al massimo. Dopodiché, se avete la pianta sotto il sole, allora da luglio in poi, che è il mese più caldo, sarà meglio ombreggiarla almeno per metà giornata, ovvero fargli prendere sole la mattina e poi ombreggiarla nel pomeriggio, perché il sole forte estivo può danneggiare le foglie dell'acero, che sono foglie molto molto delicate. Per quanto riguarda la terra di coltivazione, coltivo gli aceri e quindi anche questo in Akadama pura 100%. Altra cosa importante è quella di avere anche un'esposizione abbastanza ventilata, perché l'acero ama posizioni arieggiate. Quindi dicevo anche prima, dicevo prima terra Akadama 100% come terra di coltivazione. Le patologie che possono colpire questa pianta sono tutte quelle patologie purtroppo che attaccano gli aceri, ovvero possiamo trovare nel periodo autunnale, possiamo trovare mal bianco, possiamo avere attacchi di insetti, quindi ragno rosso. Anche cocciniglia, è una pianta che viene spesso attaccata da insetti, soprattutto afidi. Afidi che troviamo spesso nel momento in cui la pianta comincia ad aprire le foglie sui germogli ancora teneri, praticamente sulle estensioni del germoglio, appena la pianta comincia ad aprire le foglie, li troviamo in questa parte qui, proprio che camminano in maniera, sì, diciamo a vederla simpatica, ma non è tanto simpatica per la pianta perché viene danneggiata in maniera molto, molto seria, quindi dobbiamo intervenire lì con insetticidi vari. Dicevo, questa è una pianta che, come tutti gli aceri, diciamo, non è tanto facile da coltivare perché bisogna avere una certa esperienza nel campo bonsaistico per coltivare queste piante qui, perché alcuni commettono il grave errore di tenere sempre gli aceri in posizioni ombreggiate, di nebulizzarli, insomma fanno una serie di errori che tendono a rovinare in maniera irreversibile l'apparato fogliare e quindi la foglia comincia a macchiarsi con delle macchiette nere, ad accartocciarsi e la gente non capisce, le persone non capiscono perché ha questo problema. Beh, è molto semplice, perché questo problema si pone, si forma perché la pianta è costantemente umida, quindi questa umidità crea questo problema alla pianta. Quindi l'acero è una pianta che io consiglio non al bonsaista alle prime armi, però, per chi volesse cominciare, per chi ha già un po' di esperienza, chi volesse cominciare a comprare un acero, consiglio proprio questo tipo di acero qui, perché innanzitutto è un acero molto molto gradevole, molto molto bello da vedere, ha le foglie molto belle, ha una ramificazione fina, purtroppo come tutti gli aceri l'internodo tra una foglia e l'altra tende a essere un po' abbastanza lungo, questo è un problema che hanno un po' tutti gli aceri, però a differenza per esempio dell'acero palmato giapponese, ovvero della varietà De Sojo, come altre varietà, ad esempio il Corticosa oppure lo Shishikashira, comunque che sono varietà di aceri palmati
molto costosi e molto più delicati rispetto a questo. E se dovessi dare un consiglio a chi vuole comprare un acero, chi ha alle prime armi con gli aceri, consiglio di provare con questo qui. Dopodiché, se vede che riesce nella coltivazione, allora può comprare anche altri tipi, altre varietà di aceri. Perché dico questo? Perché andare a spendere capitali per piante che poi vi si rovinano dopo 15-20 giorni è veramente un peccato. Questa qui, ad esempio, è una pianta molto giovane, a pochi anni. Però questa è una pianta che con 15, massimo 20 euro si riesce ad acquistare tranquillamente. Una pianta del genere, la stessa pianta della stessa età, ad esempio varietà De Sojo, costa come minimo più del doppio, sempre con la stessa età, stessa pianta però diversa, il prezzo si raddoppia se non si triplica, proprio perché è una pianta molto più pregiata. Rispetto a questa, la caratteristica che ha questa pianta, e proprio questo è il motivo che ve l'ho presentata in questo momento qui, è proprio il colore della foglia. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, questa pianta qui ha praticamente le foglie di questa pianta sono rosse, quindi si apre che sono rosse, un rosso fuoco. E in teoria dovrebbero rimanere rosse per tutto l'arco vegetativo. Vi dico subito che la pianta, però, dopo un po' di tempo, siccome prende parecchio, prende sole, comunque col caldo, le foglie tendono a diventare verdi. Quindi tendono a diventare verdi e poi nel periodo autunnale. Autunno-inverno, prima che cadono, ritornano rosse come erano prima. Questo cambiamento di colorazione non è come ad esempio il De Sojo che ha una colorazione rossa, poi diventa verde, poi ritorna rossa, comunque una colorazione diciamo che la pianta fa nei suoi cicli vegetativi. Ad esempio, chi di voi coltiva questa pianta in un posto, in un luogo abbastanza freddo, il verde della foglia si manifesta di meno, quindi la foglia rimane più rossa. Io ad esempio queste piante qui le coltivo sul balcone e siccome abito, non abito al piano terreno, ma abito al terzo piano, quindi fa più caldo rispetto ai piani bassi, quindi la pianta ne risente e tende a far diventare la foglia verde nella parte centrale. Comunque è una pianta che di suo ha la foglia rossa. Ho voluto dirvi questa cosa perché molti di voi acquistano questa pianta, vi dicono che rimane rossa e poi vedete che magicamente diventa verde. Beh, diventa verde proprio per questo motivo qua, perché con il caldo, se sente troppo caldo, la pianta cambia colore della foglia. E quindi un po' si comporta come l'acero De Sojo. Quindi che dirvi? Una pianta che consiglio veramente a chi vuole avvicinarsi con l'acero di queste piante qui. Se volete, se ne trovate anche più di una, potete fare tranquillamente anche un boschetto. Viene benissimo con queste piante qui. E io ho realizzato quest'anno un boschetto di acero palmato, non di questa varietà qua. Poi può darsi pure che ve lo farò vedere, così vi faccio vedere come l'ho realizzato. E quindi è una pianta che vi darà parecchie soddisfazioni. Mi raccomando, attenzione perché per quanto riguarda gli insetti, attenzione agli afidi perché danneggiano seriamente questo tipo di foglia e questo tipo di pianta. Altra cosa importante che voglio dirvi prima di chiudere il video è di non nebulizzare la pianta, quindi non state lì a nebulizzare la pianta perché non serve a niente, anzi rovina la foglia. Potete farlo solamente quando dovete ovviamente dare alla pianta l'insetticida. Ok, se avete domande da farmi su queste piante qui, sono disposto a rispondere senza nessun problema. Forse qualcuno di voi già ce l'ha. Ok, detto questo, chiudiamo questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!